L'unità e il futuro della Repubblica poggiano su un riavvicinamento nella solidarietà e nella coesione tra le sue regioni e, vorrei dire, tra le sue capitali del Nord e del Sud. In Italia, come d'altronde in Europa, non reggono oggi meno che mai rozze contrapposizioni tra un Nord virtuoso e un Sud ridotto a zavorra, a palla di piombo al piede della comunità nazionale, quella europea. Tutto quel che Napoli e il Mezzogiorno hanno dato al farsi dell'Unità d'Italia e che è riemerso celebrandone il 150enario, e infine quel che le quattro giornate hanno significato per l'esempio e l'impulso offerti alla riconquista dell'unità e dell'indipendenza nazionale, ci debbono dare convinta fiducia in quel che di qui può ancora venire nelle critiche circostanze attuali e nell'incerto prospettarsi del futuro alla causa comune dell'Italia e dell'Europa. Napoli e i napoletani non avrebbero potuto dar vita a un moto di riscossa popolare inimmaginabile sulla base dei peggiori stereotipi diffusi contro di loro se non avessero posseduto in sé esperienze storiche e risorse umane e morali che restano un formidabile potenziale per tutto il Paese. Un potenziale da far esprimere attraverso una impietosa e coraggiosa autocritica cui Napoli e il Mezzogiorno non possono sottrarsi e attraverso una mobilitazione per il cambiamento, una mobilitazione collettiva, per ardua che appaia di certo non impossibile e ancor più certamente necessaria, nel senso di una necessità vitale e urgente per la nostra salvezza. La parte centrale, ti ha detto il Presidente, che da sempre pone questo problema, è che non solo il Sud non è zavorra, tra l'altro, e bisogna però capire che bisogna premiare la virtuosità, cioè di chi cambia, chi migliora la situazione e soprattutto un riequilibrio dei fondi, perché è evidente che non puoi fare le stesse cose che fa un'altra parte del paese quando hai trasferimenti pubblici nettamente inferiori su ogni cittadino. Io lo ricordo con determinazione, forse aspetti anche con tenacia, quella di dire che un cittadino campano non può vivere con 80 euro pro capite in meno sulla sanità. Sanità è uno dei servizi essenziali, un livello essenziale delle prestazioni, solo su quello un campano perde 80 euro rispetto alla media nazionale. È difficile garantire buoni servizi con questo divario. La stessa cosa vale per gli investimenti, per la sicurezza, per l'istruzione. Quindi noi abbiamo, questo paese è diviso in due per questo, è diviso in due perché distribuisce diversamente le proprie risorse, le proprie energie. Però il richiamo del Capo dello Stato, richiamo a dire facciamo di tutto, come abbiamo ricordando il 43, le quattro giornate, che quando c'è voglia e orgoglio si lavora bene, poi i risultati si raggiungono.